Ti ho dato io il via per cominciare. Io ho sempre creduto in te. Io con te sono stato leale. Mi sono dato da fare in proprio, ma non ho mai fatto niente contro di te. Mai. Tu no. Un uomo che non mantiene la parola è uno scarafaggio. Come? È uno scarafaggio. Come? È uno scarafaggio. Bene, ma non ci ho ancora detto chi ha intenzione di candidare. Non saranno i soliti professionisti della politica. Niente affattamente, sono volti nuovi e immacolati. Infattamente, non ve lo volevo fare vedere, ma ho qui per voi la prima bozza di lista che voglio proporre propostatamente, il mio Dream Team. E cioè, Melo la Qualunque. O proprio, Salvo la Qualunque. Rosario la Qualunque. Pino lo Straniero, acquisito la Qualunque. Grazie, grazie. Poi mente, Rocco la Qualunque. No, no, mi scusi, ma Rocco la Qualunque non è in carcere. Esce fra 2 settimane, è pulito. Nella sua proposta ci sono solo parenti ed ho notato che ancora una volta si tratta di soli uomini. Ma non è il caso che nel sud entrino in politica anche le donne? Signorina, nella mia visione politica, spessatamente all'avanguardia, non sono le donne che devono entrare in politica, ma è la politica che deve entrare dentro le donne. Non è partito l'applauso, ma me lo merito, va! Oh, cazzo, cazzo! Non l'avevo sentito! Da queste parti sempre più persone vivono al di sotto della soglia di sopravvivenza. Che dispiacere! Ci sono anziani, disoccupati storici. Un vero dispiacere. Immigrati. Che cosa farà il sindaco la Qualunque per i poveri, per i bisognosi? I poveri e i bisognosi. Cazzo, io non ci avevo pensato, capita. Un applauso al nuovo che avanza! Capita, cazzo, poveri e bisognosi. Capita e dicapiterà. Patrimonio dell'umanità! Sì. Lo facciamo patrimonio dell'umanità! Può capitare! Lotta alla meraviglia! Bravo! Bravo! Noi ci conosciamo, sono Martino Calogero, certo, di Televisor. Certo, come no? Ciao Calogero, ciao, ciao. E dunque, a conti fatti, lei ha candidato soltanto parenti, maschi o femmine che siano, vabbè. Come? Lei ha candidato soltanto parenti, maschi o femmine che siano, vabbè. Ecco, non sarebbe meglio aprirsi alla società civile? La ringrazio. Grazie, grazie a tutti voi. A volte nella vita ci imbattiamo in una persona che sconvolge le previsioni, che sfida la logica e che realizza un sogno che sembrava irrealizzabile. Come? E che realizza un sogno che sembrava irrealizzabile. A nome di tutti i cittadini di Filadelfia e di tutti coloro che sono stati folgorati dalle tue conquiste e dalla tua partecipazione alle manifestazioni di beneficenza di questa città, è un immenso onore per noi dedicarti questo monumento, che rappresenterà per sempre un inno perenne allo spirito indomabile dell'uomo. Filadelfia saluta il suo figlio prediletto, Rocky Balboa! È davvero stupendo. Io non me ne intendo, ma è un'opera d'arte. Anche io compro. Stop!
Cari, cari amici lettori e sdraiabilmente amiche lettrici di Marina di Sopra, mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! È ora di finirla, sta cosa di bisognoso è una mania. Poi sono bisognoso anch'io di voti, affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra, io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Come? Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Applauso! Sposto il tribunale qua, niente. Mi avanza sempre la palazzina nuova di mio cugino Memè, va? E dove la mettiamo? Fanculo, va? Se qua ci metto l'ospedale nuovo, sposto la scuola media, niente. Mi avanza l'asilo nido, va? Ma se li tengono la mamma questi bambini, cazzo, io ho cose più importanti a cui pensare, va? Se faccio un po' di posto qua, sposto l'obitorio e ci metto il mattatoio, va? Elimino la palestra che non serve a niente, io da piccolo giocavo a pallone, per strada giocavo a pallone. Ora c'è tutto cose coperte, volley, beach e tutte queste cose. Qualunque tolgo il mercato e lo sposto a 7 chilometri fuori dalla città, così che le nonne fanno un po' di moto. Giusto, giustamente, involontariamente e indubbiamente. Non bisogna fermare il progresso. A proposito, ecco la soluzione. Elimino il centro di accoglienza, tanto gli extracomunitari li possiamo anche accogliere a canile e ci metto il circolo degli ufficiali di cui sono presidente onorario, anche se sono stato riformato all'arma. Qui ci metto gli appartamenti di mio cugino Memì e qui il condominio di mio nipote Fafò, cazzo io, è il gioco è fatto. Tutto bene, ciò che finisce in mano mia, va? È chiaro, appressivamente, è questa cosa. È questo che mi rappresenta, cazzo io. Il circolo della cultura. Il circolo della cultura! E qualunque mente, chi che sia, involontariamente, arrivederci con una promessa. Votatemi e vedrete che arriverà meno cultura. Come? Votatemi e vedrete che arriverà meno cultura. Come? Votatemi e vedrete che arriverà meno cultura. Ma sicuramente, effettivamente, ci sarà Chiupilo per tutti! Chiupilo per tutti! Più pelo per tutti! Anche Bonanni compra i grandi magazzini. Ma che avete cambiato tutto? E la macchina da presa dove sta? Veramente doveva andare al piano di sotto? Dove stanno effettuando le riprese? Scusate. Ma è Salviati. Sì. Prego, si accomodi Salviati. Le posso presentare il dottor Ghirelli della divisione commerciale? Molto lieto. Piacere. Il dottor Silvestri del consiglio d'amministrazione. Tanto piacere conoscerla. Sì, piacere mio. Il piacere nostro, visto che lavora per noi. I nostri delegati di zona. Scusate, ma adesso devo andare che mi stanno aspettando. E non le possiamo offrire neanche una coppa? Sì. Di che? Del suo champagne preferito, ma se la stanno aspettando. Dipende, bisogna vedere se lei insiste. Insiste? Ma sì, certo che insistiamo. E allora aspettano. Ecco, io sono pronto. Manca soltanto il bicchiere. Una seduta piacevole, questo intermezzo. E a me niente? Come te, Margherita? Era bucato il bicchiere. Grazie. Bene, alla salute. Allora. Salute, santé. Ma dove è andato quel disgraziato?
Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi. Come? E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. Come? La musica mi venne in aiuto. C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare. Tua famiglia, padre, madre, figlio e figlia. Io che sono fra i più piccini vengo ai grandi magazzini. Stop! Com'era? Ma chi le ha detto di cambiare la battuta? Si sono sollevati addirittura dubbi quando ho proposto propostatamente di affidare a Pino, lo straniero, il ruolo di primario nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale. Lo scoop di questi infamoni sarebbe che Pino non è laureato. Ma che cazzo gli serve la laurea, va? Come? Sarebbe che Pino non è laureato. Ma che cazzo gli serve la laurea, va? Che cazzo gli serve la laurea? Come? Che cazzo gli serve la laurea? Come? Che cazzo gli serve la laurea? Come? Che cazzo gli serve la laurea? Pino ha due mani da fata. Può operare. Dovreste vederlo come sfiletta i delfini che pesca la domenica mattina. Dovreste vederlo come imbaglia i cerbiatti che caccia la domenica pomeriggio. Che cazzo gli serve la laurea? Qualunque mente è sempre mente. Se sarò a letto, farò assumere 6, 7, 8.000 forestali. Metteremo, e l'ho detto e l'ho proposto, un forestale per ogni albero. Applausi! Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai un nome. Mi chiamano Gladiatore. Come? Mi chiamano Gladiatore. Come? Mi chiamano Gladiatore. Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Armatevi! Ascensore! Anche io compro ai grandi magazzini. Come? Anche io compro ai grandi magazzini. Come? Anche io compro ai grandi magazzini. Stop! Com'era? Ottima! Bravo, bravo!